Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su No Man's Sky per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, sono sempre su Soglebarn, su questo pianeta, sto visitando le varie zone, i vari accampamenti perché voglio cercare di scoprire tutto il possibile prima di lasciarlo definitivamente. Sono andato avanti leggermente con la storia. Adesso c'è qualcosa di interessante forse qua sotto, eh. Cos'è sta roba? Ah, una torre d'oro. Ma dimmi te. Il problema è che non ho spazio per raccoglierlo. Dicevo, sono andato leggermente avanti con la storia. Adesso vi farò vedere bene che cosa ho combinato. Arriviamo solamente un attimo alla torre di trasmissione. Aspettate. C'è qualcosa di interessante. C'è qualcosa di interessante. Guardate cosa ho scoperto. Allora, prima di andare a vedere cosa c'è lì, vi faccio vedere cosa ho combinato. Allora, per prima cosa, vabbè, ho creato altre cose, ho raccolto altri oggetti e così via. Intanto ricarichiamo il nostro supporto vitale, perché sennò non ne usciamo vivi. Perfetto. Poi, l'astronave l'ho potenziata con l'iperguide, l'ho già ricaricata, creando una cellula di curvatura che alla fine sono dovuto andare a recuperare praticamente sul pianeta, nel senso che alcuni elementi della cellula di curvatura sono dovuti andarli a recuperare dall'alieno sul pianeta. E invece come armetta guardate cosa ho preso. Ho preso Ombra Finale 14, è praticamente l'arma presente nella Limited Edition di No Man's Sky, e ho già potenziato il tutto inserendo questo potenziamento qua. Che praticamente provoca ulteriori danni fisici all'impatto. Ho esteso la scansione Sigma, praticamente il raggio di rilevamento dello scanner è aumentato, e se non sbaglio ho intensificato il raggio di Sigma, però forse questo l'avevo già fatto nello scorso episodio. Va bene, andiamo a vedere cosa c'è qua. Intanto ho scoperto anche come si corre. Ci sono vari, chiamiamoli silos, pietre delle conoscenze anzi. Allora, vediamo che parole ci danno. Alto. Poi intanto nel frattempo ho anche migliorato la mia relazione con i Corvax. Tempo. Questa che cosa fa? Niente. Spaventato. E poi c'è questa mega pietrona con cui non possiamo interagire. Però se non sbaglio, perché questo qui è il secondo che becco, eccolo qua. Infatti sapevo che c'era qualcosa. Ho l'inventario pieno. Allora, dobbiamo praticamente liberarci di qualcosa. Ho creato anche questo, il tessuto a microdensità. Non so a cosa serva, però magari potrebbe tornarci utile. Non so cosa farne. Purtroppo dovrei crearmi più slot. Allora, facciamo che tira via questo plutonio, va. Ok. Vediamo se riesco ad azzeccare di nuovo. Dei piccoli tetraedi fluttuanti emergono dalla superficie del pianeta e mi circondano. Cerco di scacciarli col mio multitool, ma ogni volta sono sempre più vicini, come se fossero attratti da qualcosa. Cosa faccio? Fugo dallo sciame dei tetraedri. Le lame affilate degli oggetti volanti lacerano la mia exotuta. Soffoco mentre attendo che si ripari. Benissimo. Benissimo. Abbiamo subito dei danni, purtroppo. Abbiamo subito dei danni. Non si può rifare. Ok, qui mi sa che abbiamo... Aspettate. No, mi sa che qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Allora, la mia astronave è lì. C'è qualcosa qua. Aspettate. Voglio andare a vedere cosa c'è qua. Vediamo se riesco ad atterrare sulla piattaforma. Forse sì. Forse sì, ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Sembrerebbe un piccolo spazioporto, qualcosa del genere. Cosa... Ah, è arrivata anche un'altra astronave. Guardate che spettacolo. È arrivata anche un'altra astronave nel frattempo. Entità ricercatrice. Possiamo comunicare?
Vediamo. Oyarsk. Ok, purtroppo non riesco a capire che cosa dice. Fai un'offerta per l'astronave dell'essere. Allora, aspettate che voglio provare a vendergli qualcosa. Vediamo se gli interessa l'oro. Ferro. No, non gli interessa. Questo però me lo paga bene. Ah, vendiglielo, vendiglielo. Ok. Vediamo cosa ci potrebbe vendere. Allora, le placche, gel energetico, plasma instabile, fluo di sospensione. È caretto però, eh. L'antimateria. Questo qua potrebbe tornarci utile per i salti tra una galassia e l'altra. Vediamo quanto vuole per l'astronave. Ah, devo fargli io un'offerta. Beh, questa qua ha molti più spazi, eh. 962.000, niente, non possiamo acquistarla, peccato. Sembrava interessante come astronave, però purtroppo non abbiamo i soldi per il momento. Ok, io intanto recupero roba. Perfetto. Aspettate, ne ho dimenticato uno. Ok. Abbiamo sbloccato un altro obiettivo di viaggio, nuovi affari. Allora, c'è un altro alieno anche qua. Vediamo cosa ci dice. Salve. Salve, salve. Allora, intanto interagiamo con questo. Benvenuto nella matrice di rifornimento del mercato galattico. Posso vendere il mio oro qua o no? Portafortuna geek. Geek. Posseduto da molti mercanti galattici. Ah, non lo vuole nessuno il mio oro. Vediamo che cosa ci possono vendere. L'eridio. Sacca di veleno. E parliamo col tipo, va. Se riesco a capirlo. Chilepi. Ok, non capisco niente di cosa dici. L'essere elettronico è agitato e forse in preda al dolore il suo corpo emette ronzii. Mi tende la mano come se volesse stringere la mia. Stringiamogli la mano. Mi ringrazia con un dono. Cosa ci dà? Scoperta nuova tecnologia. Miglioramento della resistenza. Ok, abbiamo migliorato anche la reputazione con i Corvax. Allora, aspettate un attimo, perché possiamo migliorare la nostra resistenza. Quindi, questo qua smontalo. E procediamo a questo. Ok, così possiamo migliorare la velocità e la resistenza. Boh, qui non c'è più niente da fare, possiamo andarcene. Ho fatto proprio un giro veloce. Obiettivo di viaggio raggiunto nuovamente. Cosa abbiamo sbloccato? Mi fai salire nel frattempo sull'astronave. Sta arrivando anche un'altra navicella. Alieni incontrati 6. Quasi quasi andrei anche a comunicare con questo qua. Vediamo cosa vuole. Bella questa. Sembra un... non dico un X-Wing, ma poco ci manca. Anche questa qua non è male. Fatemi parlare un attimo, va. Allora, dai Boro entità analista di Echi. Ok, probabilmente ci sta salutando, eh. Allora, vediamo cosa vuole. Frammento protettivo, portafortuna Geck, ferro carbonio. No. E cosa ci puoi vendere? Solita roba. Solita roba, vediamo quanto vuole per l'astronave. Anche se comunque non ho i soldi. No, 491.000. Niente. L'altro intanto se n'è andato, quindi non abbiamo potuto comunicare con lui. Vabbè, nel frattempo mi tengo ancora questa astronave qua. Fa un po' pietà, non vedo l'ora di cambiarla. Allora, dove andiamo? Allora, il monolita è di là. O è lì in mezzo? No, è di là.
Continuiamo da questa parte, va. Ok, ecco la torre di trasmissione. Perfetto. Allora, scendiamo al volo. Andiamo di corsa, se no non arriviamo più. Ci sono parecchi minerali interessanti. Ho bisogno del plutonio però, che se no non vado più da nessuna parte. Questo, guardate, è oro, rendetevi conto. Ok, allora prendiamo solo il plutonio, tanto l'oro ne ho. Poi comunque non ho spazio. Dobbiamo poi cambiare la tuta, appena possibile. Allora, palude ACL, qualcosa del genere. ADCLI. Hanno dei nomi veramente pazzeschi da ricordare. Allora, vediamo se posso entrare. Dovrebbe essere aperta la porta. Un altro alieno. Salve! Proviamo a parlare con lui. Possiamo interagire? Aspettate un attimo, Vabbè, tira via sto carbonio. Vediamo cosa ci dice. Ok, non siamo riusciti a tradurre neanche una parola. L'essere mi mostra complessi dati di ricerche su creature, per vedere se riesco a comprenderle. Ok. Vuole chiaramente la mia opinione sull'intelletto della mia specie. Mi mostra una lumaca dall'aspetto assente, un mercante col becco più avanzato e un membro della sua razza elettronica incredibilmente intelligente. Indichiamo l'essere, va. Rifiuta di credermi. E che caspita. Ma se non capisco, cosa vuole dirmi, non vado tanto distante. Allora, aumenta i danni del raggio minerario in combattimento. Ok. Cos'è sta roba? Studia esemplare. Ah. Boh, meno male, abbiamo recuperato subito. Qui c'è qualcos'altro, forse. Che obiettivo di viaggio abbiamo raggiunto? Irritazione meno uno. Però aspettate, forse ci darà subito più uno o no? Boh. No, qui non c'è niente. Cosa c'è sul tavolo? Scudo al massimo. Ah, possiamo far girare anche le sedie, fantastico. Ok, ho recuperato delle provviste. Non c'è più niente da fare qua, possiamo andarcene. Fatemi dare un'occhiata velocemente in giro. No, non c'è nient'altro. Va bene. Andiamo subito all'astronave, che è qua dietro. Ok, eccoci arrivati. Allora, adesso abbiamo un impianto di produzione, pietra eretta e emporio. Ma l'emporio probabilmente è quello che abbiamo appena visitato. Andiamo alla pietra eretta, va. Eccolo lì, ragazzi, eccolo lì. Dobbiamo sbrigarci, perché purtroppo non ho tanto ossigeno. Ok, che caspita abbiamo scoperto? Resti di Irgo Tioru Sole. L'antico simbolo mormora a una frequenza che penetra nelle profondità del mio essere, riempiendomi delle voci degli echi Korvax. Allora, la conoscenza è la strada per la comprensione della probabilità. L'Atlante ci parla attraverso frammenti. Le interfacce dell'Atlante sono la loro ombra, i monoliti, i loro figli sperduti. Insieme portano la saggezza dell'infinito, devono essere compresi. Ok, vediamo se mi può... Ok, mi ha aumentato praticamente la conoscenza della lingua Korvax. Usciamo di qui. Usciamo di qui perché non ho tanto ossigeno. Torniamo all'astronave, ragazzi. Ok, meno male che ho il jetpack.
Non sapevo ci fossero, diciamo, questi monoliti anche sott'acqua. Beh, buono, meno male. Ragazzi, ho trovato altri monoliti. Stavo viaggiando verso quello gigante, ho trovato questi qua. Andiamo subito ad attivarli. Dati e energia. Ok, poi sembrerebbe esserci un altro, tipo un altro avamposto, un po' danneggiato però. Abbandonato. Che caspita è successo qua? Sembrava come una ferita sul mondo, rossa e frastagliata come qualcosa, un tempo vivo e poi fatto a pezzi. Avrei dovuto tenermi alla larga. Se avessi avuto la capacità di respirare l'aria di questo pianeta, immagino che avrei rifiutato un qualche fettore alieno, ma niente poteva fermare la mia curiosità. Era morto? Dove l'ho toccato, la sua superficie era umida e molle, poi si è mosso, spostandosi su un tappeto di zampe lente e si è allontanato da me. Avrei dovuto lasciarlo stare. Analizziamo lo stesso registro. Scopro qualcosa nelle profondità del registro del viaggiatore morto da tempo. Rivestimento termico Tau. Protezione maggiore dal freddo estremo su pianeti ghiacciati. Ottimo, ottimo, fantastico. Stiamo continuamente scoprendo, ragazzi, roba fantastica. Mi spiace solo non avere abbastanza spazio nella tuta. Questo possiamo usarlo. Che in teoria questo di solito è un'enciclopedia. Fatemi vedere se posso attaccarlo. No, non posso usare le armi qua dentro. Qui possiamo interagire. Però, come sempre, ho l'inventario pieno, te pareva. Cosa caspita è successo di qua? Che casino, ragazzi, che casino. Ok. Macchinario danneggiato. Raffreddatore di fase teta. I tempi di raffreddamento del raggio fasico sono notevolmente ridotti. Ok. No, ma per apprezzare appieno questo gioco, ragazzi, basta soltanto giocarci un pochettino. Perché bisogna un attimo apprendere le meccaniche, sennò si rischia veramente di non capire niente. Considerate che ci ho già giocato un po', però non ho ancora capito totalmente cosa devo fare e come fare ciò che sto facendo. Allora, ok, salute mentata. Possiamo interagire con l'oggetto. Necessario pass dell'Atlante V1. Qui salviamo. Pianura Emban. Ok. Va bene, riprendiamo l'astronave. E stavolta, ragazzi, mi dirigo veramente al monolite. Ok. Perfetto, ragazzi, abbiamo finalmente raggiunto la pietra eretta. Andiamo ad analizzarla. Dovrebbe essere qua dietro, forse. Ah, eccola qua. Praticamente gli sono atterrato a fianco. Vediamo cosa c'è qua da analizzare. Una sfera, retaggio di sta roba qua. Una luce brillante emerge dal simbolo antico, mi circonda travolgendo la mia mente con i ricordi e le voci degli echi Korvax. I sogni delle entità che un tempo pregavano qui diventano miei. Ok, chiedo aiuto per comprendere la lingua. La mia conoscenza sulla convergenza Korvax aumenta. Bloccato. Ok. Va bene, signori, direi che abbiamo esplorato abbastanza questo pianeta. Considerate che avrò visitato neanche l'1%, perché è veramente un pianeta enorme. Lì c'è qualcosa, aspettate. Scendiamo un attimo. Poi, ragazzi, si parte per lo spazio, eh. Solo un'ultima cosa, che ho visto che c'era un oggetto fumante qua dietro che si illumina pure. Eccolo qua. Scoperta nuova tecnologia. Danno cannone Sigma. Il cannone fotonico spara a cadenza aumentata. Ok, dobbiamo poi potenziare tutte queste cose. Il problema è che devo cambiare astronave, perché non ho più slot disponibili. Va bene, ragazzi, si parte per lo spazio.
Qui sono già stato? No, forse no. Scusatemi, è solo che continuiamo a girare in tondo. No, però forse qui ero già stato. Sì, qui ero già stato. Ok, siamo fuori, signori. Quella è la nostra stazione spaziale. Qui ci sono delle navicelle. Ok, direi che possiamo procedere ad usare anche l'iperguida. Se riesco a capire dove caspita devo andare. Allora lì c'è il sole. E che magari devo tornare alla stazione spaziale. Forse sì. Ok, sono qua vicino alla stazione spaziale. Ci dice di aprire la mappa. Ok. Regione frontiera. Guardate che roba, ragazzi. Via per il centro della galassia. Allora, aspettate, aspettate un attimo. Ecco, noi siamo qua, eccoci qua. Allora, possiamo spostarci da una stella praticamente all'altra. Magari potremmo andare qua. 143 anni luce. Ok, proviamo ad andare lì. Perfetto, siamo partiti verso un'altra, un altro sistema solare. Guardate che spettacolo. Dovremmo arrivare in pochi secondi. Perfetto, signori, siamo arrivati nel sistema Onet Skyview, galassia di Euclide. E subito ci si presenta davanti agli occhi una mega astronave. Allora, lì abbiamo questo pianeta qua. Thank you Long. Questo pianeta qua mi sa di brullo. Crea altre cellule di curvatura per l'iperguida. Ottieni la formula dell'antimateria. Crea l'antimateria. Crea le cellule di curvatura. Allora, qui c'è una stazione spaziale incredibile. Però sarei curioso di avvicinarmi a questa mega astronave. Vediamo se... se posso... No, frena. Troppo veloce, troppo veloce. Mamma mia, l'abbiamo superata come niente. Dove è andata a finire? Si possono attaccare però, eh. Io però direi che per il momento è meglio stare qua tranquilli. Andiamo alla stazione spaziale, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ok, siamo atterrati. Adesso gireranno la nostra astronave. Perfetto. Allora, scendiamo e andiamo subito. Di qua. Vediamo se magari non c'è qualche alieno ad attenderci. Ah, è già completamente diversa. Sì, c'è un alieno, salve. Allora, mi prendo questo. E vorrei parlare un attimo con lei. Allora, facciamo che liberarci di questo. Allora, vediamo cosa ci dice, eh. Yoseletz. Ok. Già riusciamo a capire qualcosa in più. Ho interrotto un essere elettronico al lavoro. Le luci inquisitorie della sua maschera lampeggiano e mi ispeziona dalla testa ai piedi. Allo stesso tempo scorre immagini della flora e della fauna del pianeta sul suo datapad. Poi vi aggiunge la mia foto. Le luci sul suo volto iniziano ad affievolirsi, forse il suo come forse il suo interesse nei miei confronti. Devo attirare la sua attenzione. Allora, condividiamo i dati, va? L'essere borbotta felicemente, mi ricompensa. Ottimo! Raggio fasico, arma laser spaziale e strumento per l'estrazione. Ok, ottimo. Qui possiamo commerciare come sempre. Vediamo se posso vendere l'oro.
No, non me lo fa vendere, ragazzi. Vendiamo questo. Ok. Cosa posso acquistare da loro? Niente. Un fico secco. Vabbè. Ok. E qui praticamente ho già fatto tutto. Prendiamo questo. Ho scoperto un impianto su uno dei pianeti, perché ho usato lo scanner dell'astronave qualche secondo fa. Quindi mi piacerebbe andare a dare un'occhiata. Allora, abbiamo già incontrato 8 alieni. Ok ragazzi, sto entrando nell'atmosfera del pianeta. Sembrerebbe un pianeta brullo, senza niente. E purtroppo ho rilevato anche una presenza ostile. C'è già qualcosa qua. Andiamo subito a dare un'occhiata, va. Andiamo subito a dare un'occhiata. Che pianeta triste però. No. Prendiamoci il plutonio, va. Allora andiamo ad attivare subito l'antenna lì. Sembrerebbe un pianeta ostile. Naturalmente è tossico. Quindi dobbiamo stare attenti anche alle radiazioni e tutto. Ok, andiamo a dare solo un'occhiata qua dentro prima. Allora, abbiamo migliorato la nostra relazione con i Korvax. Qui non c'è nient'altro. Qui dietro c'è un raggio che potremmo attivare con un chip. Ok. Attivalo. Allora, scanner di segnale attivo. I radiofari planetari rispondono. Io direi di andare al mondo unito. Se mi segnali un manufatto alieno, ti ringrazio. Ok, da quella parte. Ottimo. Allora, vediamo cosa c'è anche qua dentro. E poi possiamo ripartire. Enciclopedia silicato. Scoperta nuova tecnologia, stabilizzatore di rinculo sigma. Riduce il rinculo del bolt caster. Verifica trasferimento fondi. Ok, abbiamo recuperato 1678 unità. Allora, prima di andare alla fabbrica aliena, io però prima andrei a vedere un attimo il monolite. Poi direi di andare alla fabbrica aliena e poi... Tanti saluti, arrivederci. Dov'è la mia astronave? Là. Ok, non c'è nient'altro qua. Sì, come potete vedere è un pianeta leggermente diverso rispetto a... quelli che abbiamo scoperto fino adesso. Allora, andiamo al monolite. Eccolo qua, guardate, si vede da qua. C'è un po' di roba, c'è un po' di roba interessante. Ok, attiviamo tutte le pietre della conoscenza. Impossibile. Basso. Intelligenza. E poi c'è il solito affare qua per terra, molto probabilmente. Ok, questo era diverso. Ho una strana visione della luce blu emerge dal monolito, come se fosse stata aperta una tenda. Sento un flebile brusio di voce e avverto un odore familiare nell'aria. Non ricordo casa mia, ma so che questa porta mi condurrebbe lì. Soffro per un passato che non riesco a ricordare. Ogni centimetro della mia anima vuole tornare indietro. Guardo i cieli e l'infinito oltre essi. Dovrei davvero abbandonare il mio viaggio, anche se è solo all'inizio?
Resisto alla tentazione. Provo a catturare i ricordi di quelle sensazioni prima di voltarmi. Gli spiriti che risiedono qui ammirano la mia decisione. Vengo ricompensato. Fantastico, ragazzi. Vediamo cosa ci dicono o cosa ci danno. Ok. Abbiamo appreso una nuova... Ok. Atlante per... Ci svegliamo. E ci hanno dato un involucro Corvax. Non male. Ci siamo comportati bene. Sembra un deserto questo pianeta. Sembra veramente un deserto. Ok, adesso possiamo andare all'impianto lì, la fabbrica aliena. Che è qua dietro praticamente. C'è un altro piccolo insediamento. Lo guardiamo velocemente, eh. Solo proprio perché non riesco a resistere alla tentazione. Guardate che roba! Cosa caspita sono? Che caspita è sta roba? 200 unità? Abbiamo scoperto... Ma che esseri sono? Coviatu... di Dinecca. Ah... Abbiamo scoperto della fauna locale, incredibile. Non l'avrei mai detto che su questo pianeta c'era della fauna locale. Vabbè. Mi ricordano tanto il dragone di La Storia Infinita, più che altro quegli affari lì. Ok, allora abbiamo analizzato, ficchiamoci qua dentro, sicuramente ci sarà un alieno. Invece no, è vuoto. Ok. Allora, prendiamoci questo. Qui c'è una nuova tecnologia. Amplificatore di combattimento, Tau. E qui c'è qualcosa? No, non possiamo usarlo. Però mi prendo questo. C'è questo. Sembra che un tempo fa... Che tempo fa, una richiesta d'aiuto automatica non abbia ricevuto risposta. Se riuscissi ad aggirare lo schema di criptaggio potrei estrarre le coordinate. 1, 2, 6, 24, 120. Allora aspettate, qui c'è da ragionare un attimo, eh. Secondo me è 720. Coordinate del segnale di emergenza trovate, infatti. Bastato fare un calcolo velocissimo. Ok, vediamo cosa ci dice. Ok, abbiamo scoperto qualcosa di veramente, veramente interessante. Va bene. Allora... Ok. Abbiamo altri segnalini, sì. No. No, abbiamo sempre solo quello della fabbrica. Ragazzi, ho trovato un potenziamento della tuta. Fantastico. Sì, sì, prendi, prendi. Ok, abbiamo potenziato anche la tuta, fantastico. Mi hanno aggiunto praticamente una slot. Ottimo. No, perché ho visto staffare qua, ho detto, andiamo a dare un'occhiata, ma magari trovo qualcosa di interessante. È veramente, veramente... bello come gioco. Mi ci sto intrippando parecchio, devo dirvi la verità. Più che altro basta capire un attimo... il meccanismo e poi si va lisci come l'olio. Allora, col plutonio ricarichiamo. Possiamo ripartire ancora. Quest'affare qua si può distruggere. Aspettate che provo a sparare, vedere se riesco a distruggere. No, mi serve per forza il raggio minerario. Ok, è qua sopra.
Ma sembrerebbe tipo una chiesa questo qua. Non è un monolite, è una chiesa. No, ma ragazzi, veramente, adesso ho tirato dritto, ma c'è un accampamento ogni 3x2, eh. Questo sembra più una chiesa. Guardate che roba. Allora, stiamo scoprendo veramente un sacco di parole, entità. Guardate che roba. Fatemi vedere all'interno. Sì, sembra un piccolo tempio, qualcosa del genere. Ok, facciamo che interagire con quest'affare. Dei sussurri si levano dai bordi affilati del manufatto, raccontandomi i sogni e i ricordi degli echi Korvax nella mia lingua. Allora, chiediamo aiuto. Ok, conoscenza Korvax aumentata. Perfetto, adesso direi di procedere verso o il rifugio o la fabbrica. Quasi quasi prima andrei a vedere il rifugio. Ok ragazzi, sono arrivato al rifugio. Vediamo cosa c'è qua. Allora, Valle Iccad. Perfetto, salviamo. Ok, antenna attivata. Vediamo se riesco a recuperare un po' di roba. Qui purtroppo mi chiede... Allora, capsula di salvataggio. Ok. Qui purtroppo mi chiede il pass dell'Atlante. Adesso in questo caso nulla. Però normalmente mi chiede il pass dell'Atlante. Ok, l'unica cosa che non abbiamo trovato è... altri alieni su questo pianeta. Perché sembrerebbe... essere stato abbandonato. Eccolo qua. Aspettate un attimo. Ci facciamo un altro chip. Butta via questo, va, tanto non mi serve. Ok, vediamo cosa riusciamo a sbloccare. Ah, è uno scanner. Dai, fammi il monolite. Così scopriamo altre parole, altra roba interessante. Ok, il monolite alieno è da quella parte, ma lo andremo a vedere, se mi ricordo, nel prossimo episodio. Perché in questo qua, ragazzi, abbiamo già fatto un bel po' di cose. Ok, oh, questo qui è a posto. Vediamo, un'enciclopedia. Esperimento. Altro potenziamento. E qui altri fondi, 687 unità. Beh, non male. Poche, ma fan sempre comodo. Allora, volevo andare a vedere là dentro. Tanto abbiamo sbloccato un nuovo obiettivo di viaggio. Compreso. Oh, un alieno finalmente, incredibile. Incredibile. Allora, intanto vado a prendermi questo. Acceleratore di ricarica Tau. Ma più o meno sono sempre gli stessi potenziamenti comunque, eh. Più o meno sono sempre gli stessi potenziamenti. Commercio galattico. Allora, vendiamo degli oggetti. Tipo questo, tanto non me ne faccio niente. E l'involucro Korvax. Ma sì, vendilo, tanto non importa. Perla affascinante, vendila. L'oro non lo vuole nessuno. Vediamo cosa mi vendono. No, niente di che. L'antimateria mi vendono. E Radnox. Ne ho comprato un po', tanto... dicono che è molto raro. Attenzione, qui c'è una pistola. Sì, rispetto alla mia, però non è niente di che, eh. La mia è molto meglio, ragazzi. Ho più slot. O almeno. Vediamo. 3. No, mi tengo questa qua, va, tanto non mi cambia nulla. Allora, qui si esce. Parliamo col tizio qua dentro. Salve. Vediamo se riusciamo a comprenderlo già un po' di più. Viaggiatore
Corvax convergenza, esperimento, convergenza. Un ago di metallo affilato emerge dal palmo della mano dell'essere, talmente veloce da raggiungere la mia fronte in men che non si dica. Una goccia apparentemente tossica esce dalla punta e finisce sul mio visore. Resta sospeso davanti a me mentre l'entità attende l'ordine di conficcarlo nel mio cervello. Direi che mi rifiuto. Sì, non è che mi faccio fare gli esperimenti, è così. Ma voleva fare un esperimento su di me. Rendiamoci conto. Posso comunicare ancora con lui? Aspettate, sta chiedendo qualcos'altro. Richiedo guarigione. Chiedo una nuova parola. Ok. Vediamo cosa ci dice. Passato. Ok, ci ha comunicato una nuova parola nella sua lingua. Perfetto, qui abbiamo visitato abbastanza. Adesso direi di andare a prendere finalmente il progetto, perché vi ho fatto attendere abbastanza. Miniera d'oro. Guadagni 103.000. Beh, non male, non male. Allora, andiamo alla fabbrica. Ragazzi, battaglia spaziale. Mi stanno attaccando. Eccole lì. Attenzione che mi stanno attaccando, dobbiamo abbatterli. Ci sono dei pirati spaziali. Ok, spero di riuscire a tenergli testa. Dai. Mamma mia. Ok, mi hanno disattivato lo scudo. Ho dei danni critici. Attenzione. Questo qua è andato? Sì, questo qua è andato. Aspettate che dobbiamo ricaricare lo scudo. Ok. Dov'è l'altro? Dov'è? Incredibile, non avrei mai pensato di finire in una battaglia spaziale. Adesso diventa molto più interessante. Siamo uno contro uno. Ok, anche lui mi bombarda, non è fortissimo, quindi ce la posso fare. Vai, 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 vai. Dai che lo abbattiamo, dai che lo abbattiamo. Ai, 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 questo fa male però. Hanno sto caspita di attacco, mi hanno disattivato lo scudo, devo riattivarlo di nuovo. Usiamo il titanio. Ah, questo fa male. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, navi d'assalto sconfitte. Mamma mia ragazzi, abbiamo rischiato di morire in una battaglia spaziale. Adesso possiamo tornare là. Usiamo l'ipervelocità. Ok, stiamo arrivando. Ho seguito il consiglio di qualcuno di voi che mi ha scritto di andare nello spazio e poi riatterrare sul pianeta. Ok ragazzi, mi sono distratto ancora un attimo perché mi è apparsa un'icona di un'astronave praticamente precipitata sul pianeta. Eccola qua. Allora ero curioso di andare a vedere che cosa fosse successo. Ok. Questo qui è un potenziamento che già avevamo. Ci sono dei rottami, vediamo cosa dicono. Il sistema di emergenza ad alta tecnologia della nave si attiva mentre salgo a bordo. È un ologramma, compare dinanzi a me. Le luci della sua maschera sono grandi e fioche. Il pilota fa rapporto della sua imminente disfatta. Si può avvertire il rumore di esplosioni e lamiere. L'ologramma scompare lasciando dietro di sé una serie di tecnologie e dispositivi scintillanti. Allora, cerco tecnologia funzionante. Ok, aspettate che c'è forse un progetto interessante da raccogliere. Miglioramento deviazione sigma. Lo scudo energetico dell'astronave è rafforzato. Buono. Questo possiamo raccoglierlo o no? Ok, una roba interessante. Ha tutta tecnologia che si è danneggiata parecchio.
Diciamo che come astronave non è male, eh. Ma aspettate, cos'è che succede se faccio confronta? Accetta? No, mi tengo la mia. Niente, non pensavo di poter trovare anche delle astronavi precipitate. Pugnale. Ok, abbiamo esplorato ben bene. No, per il momento mi tengo sempre la mia di astronave. Che almeno so che funziona e non rischio di rimanere qua. Oh, adesso possiamo veramente andare alla fabbrica. Ok, l'impianto di produzione è qua sotto. Facciamo che atterrare molto vicino. Ok, siamo atterrati. Finalmente l'abbiamo raggiunto. È incredibile. Finalmente l'abbiamo raggiunto. Ok. Allora, prima vado a salvare. Ok, ottimo. Abbiamo attivato l'antenna. Palude Geca Goma. Che nomi, ragazzi. Che nomi. Allora, l'entrata è dall'altra parte, ci sono due sentinelle. Ok, purtroppo dobbiamo distruggere la porta. Ok, spero bastino i colpi che ho a disposizione. Aspettate che ricarichiamo l'arma, però. Eccola qua. Ok, non ho aggiunto tanti colpi, ma non importa, dovrebbero bastare. Ok, dentro, 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 dentro. Perfetto. Qui siamo al sicuro. Possiamo stare abbastanza tranquilli. Altre provviste. Qui cosa c'è? Niente di interessante. No, niente di interessante. Usiamo il computer. Deposito Rahadake. Yan. Da qualche parte sotto di me avverto i rumori continui di macchinari automatizzati che compiono mansioni sconosciute per i loro padroni sconosciuti. Uno schermo si accende e le lettere compaiono su di esso. Nada, nada, fuggi dall'Atlante, trovaci nada, nada. Subito dopo viene visualizzata una formula. Mi permetterà di produrre l'antimateria. Ok. Grazie a queste informazioni posso creare celle di curvatura. Ok. Perfetto. Sono a posto, ragazzi. Adesso posso veramente andare dove c'ho voglia. Ok, spero non mi sparino. Ok, io me ne vado, me ne vado, me ne vado. Va bene, direi che possiamo concludere questo episodio di No Man's Sky qua. Finalmente adesso potremo produrre noi le celle di curvatura e andare dove vogliamo. Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su No Man's Sky. Alla prossima, ragazzi!